I venti di guerra sul confine dell'Ucraina con la Russia mobilita la 173ª brigata dell'esercito statunitense di stanza a Vicenza, nell'area militare della caserma del DIN. Sarebbero circa 800 i paracadutisti americani a lasciare la città nelle prossime ore, diretti verso una base in Lettonia per rinforzare il contingente pronto ad intervenire nella regione del Donbass dopo l'acutizzarsi della crisi. Il precipitare della situazione, le tensioni diplomatiche tra i due stati ex sovietici fino al riconoscimento delle due repubbliche indipendenti da parte di Vladimir Putin ha innescato reazioni a catena che coinvolgono il massiccio contingente USA che vive a Vicenza, una situazione che preoccupa non poco le famiglie legate alla presenza dei soldati americani presenti in città. Il battaglione in partenza dalla base Berica andrà a insediarsi nell'alleanza di forze internazionali della NATO e sarà dispiegato nelle repubbliche baltiche, in quadro operativo tutto da definire in base all'evolversi della crisi. Lo stesso sta accadendo anche dagli altri avamposti statunitensi sparsi per l'Europa. Dalla Germania e dalla Grecia sono annunciati già nella giornata di ieri spostamenti dei reparti militari verso Polonia e Lettonia, tutti paraschierati operativi al massimo in 24 ore.